Mettiamoci, sei che te vento, vieni, dai. Che bello stare qui in giardino con i miei gatti, sono una compagnia stupenda e mi rilasso, sto un po', faccio la mia meditazione, raccolgo i miei pensieri e li dono a tutta l'umanità, raccolgo il pensiero divino. E raccolgo anche la presenza di Dio e la porto sulla terra a tutti quelli che la vogliono vedere, ascoltare nel cuore e nella mente. È bellissimo perché per presenza di Dio intendo la creazione, il creato, anche questi animaletti che sono meravigliosamente straordinari per tenerci compagnia. E così in questo ambiente che è così tranquillo mi accingo a rispondere a una domanda di un papà che mi ha scritto che dire, quando una persona dichiara una sofferenza fa sempre male al cuore, dà sempre dei motivi per fare particolari pensieri di riflessioni e di profondità, di meditazione. E questo papà, devo dire, che me ne ha fatti fare diversi. Ed è per questo che ho preso Dio e l'ho portato sulla terra e nel creato, in questa meravigliosa creazione, affinché la mente lo possa raccogliere e tenere in sé. Questa lettera dice così: Ciao Livia, sono un papà che soffre tanto per aver perso i propri figli, per il motivo che non riuscivo a mantenere un ritmo di vita che rientrasse nello stipendio del mio lavoro. Ho provato a fare di più, ma non ci sono riuscito. Un bel giorno dopo l'ennesimo litigio con la mia ex moglie, proveniente dalla Danimarca, lei mi guardò dicendomi: Adesso basta, io dalla vita voglio di più. Ho deciso che prendo i bambini e me ne vado nella mia terra. Lì i miei genitori saranno felici di vedermi ritornare con i loro nipoti. Mi chiesi cosa dovevo fare. Mi ha risposto che dovevo escogitare qualcosa per rendere la famiglia più agiata, per fare vedere ai figli che il padre sapeva donare a loro agi e benessere. Non so cosa dire, il mio cuore è spezzato. Non vedo i miei figli da quasi 2 anni e molte volte non mi riconoscono nemmeno al telefono. È un momento triste, capisco. E questo papà non so come si chiama perché non si è firmato ed è una preghiera di aiuto anonimo. Mi dispiace tanto perché se anche volessi interpellarlo, dirle 2 parole, non lo posso fare perché non so chi è. Ma mi auguro che abbia così l'occasione, la forza, la voglia di ascoltare la mia risposta nella trasmissione Il Tè con Lidia e così sentirà la mia risposta. Non devi sentirti in colpa per una cosa che hai provato nel tuo cuore e nelle tue azioni. Ovviamente tu hai la responsabilità di quello che dichiari e di quello che è il sistema della tua vita. Il sistema della tua vita, perché è una cosa come te, tutti noi, ognuno di noi deve nel cuore avere una linea chiara, una linea di responsabilità e di tanto amore. La tua ex moglie, così la madre di questi bambini, ovviamente non ha compreso il tuo pensiero, la tua difficile vita o la tua problematica vita, perché vive molto innamorata di un altro tipo di vita. Forse non essendo della stessa tua città o della stessa tua nazione, ovviamente proviene da una vita diversa, da un modo differente di vivere e di concepire la vita. Quindi oserei dire che non è tanto
il fatto che tu non riesci a darle una vita agiata, ma molto probabilmente lei non si trova più o si è sempre trovata poco, e questo così la penso, in questa nuova terra, in questa nazione che non è la sua. Sente il bisogno delle proprie radici, sente di ricongiungersi alle proprie radici. Quindi questo è stato un pretesto molto forte. Però penso che dovresti fare dei passi nei suoi confronti, dei passi nei confronti dei tuoi figli. Lo devi fare per i tuoi figli, lo devi fare per l'amore che dovete ritrovarvi insieme, per poter riformare non tanto una famiglia, ma riformare un'armonia te e i tuoi figli e la madre dei tuoi figli. Quindi mettiti in contatto. Forse una volta non ti basterà, 5 volte non ti basteranno, ma fallo. Raggiungi il suo cuore e vedrai che acconsentirà. Ti posso dire che è di buon auspicio questa cosa per te. In questo momento le campane del campanile della chiesa di questo paesello dove vivo stanno suonando e fanno il richiamo del lavoro alle proprie famiglie. Prendilo come un buon auspicio, prendilo come un invito di fare questo gesto d'amore per te, per i tuoi figli e per intenerire il cuore e la mente della mamma dei tuoi figli. Con questo pensiero ti abbraccio forte forte e ti auguro il meglio. Ricordati, fai il passo d'amore, sarai premiato da te stesso. Ciao sconosciuto, non ti conosco, ma ti ho un abbraccio del mio cuore, ti ha raggiunto. Ciao, 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 ciao.